La vallata dell'Agno Sportiva si arricchisce di un nuovo impianto al coperto per la gioia non solo degli atleti giovanissimi e adulti che potranno usufruirne, ma anche degli alunni delle scuole. Si sono conclusi infatti i lavori del primo stralcio iniziati nella primavera 2019 che hanno permesso di erigere la struttura polivalente di Via Volta, già operativa e parte integrante della cittadella dello sport di Valdagno. Sabato scorso l'inaugurazione ufficiale è avvenuta con modalità responsabili nel rispetto delle normative anticontagio. Il secondo stralcio di intervento già in corso riguarderà la costruzione dei locali da adibire a spogliatoi, servizi igienici, infermeria e altre stanze utili per le attività che si concentreranno nella nuova palestra, dando un po' di respiro agli altri impianti cittadini. Il costo complessivo 2.226.000 euro, di cui 400.000 dedicati al secondo e ultimo step. La palestra di Via Volta troverà presto una denominazione nuova di zecca. A battezzarla saranno gli studenti valdagnesi attraverso un concorso di proposte. Sorta in un'area di sterrato, praticamente a metà strada tra il Palalido e il Palasoldà, completerà un originale trittico di strutture sportive indoor con la duplice funzione di soddisfare le richieste delle associazioni del territorio e delle classi impegnate nelle ore di educazione fisica.